Avete presente quelle cose che sono come la realizzazione di un sogno? Bene, a me sta accadendo in questo periodo. Questo che vedete qui dietro è il mio spazio che racchiude i miei due uffici, il mio studio creativo e la mia e praticamente è un po' la mia tana, quella che si chiama in gergo la mia caverna, anche se in realtà è un sottotetto, per questo il tetto è inclinato. Non è terminato, come sentite c'è ancora un grosso reverbero che verrà poi in qualche modo risolto, probabilmente aumenteranno i mobili, probabilmente ci saranno dei pannelli, insomma il reverbero si toglierà. E vi faccio fare un piccolo tour. Allo spazio si accede da questa scala. C'è questo primo piccolo ufficio con questa libreria che credo abbiate già visto, perché anche se era dall'altro lato, e poi c'è questa scrivania che è la scrivania dove mi occupo del lavoro di ufficio, quindi del mio lavoro per la grande azienda. Questo banco da lavoro sarà la mia scrivania su ruote, quella che rimane vuota, su cui posso fare le cose, su cui posso lavorare, su cui posso disegnare e che userò anche per alcuni video. E poi qua c'è la mia postazione, diciamo, musicale, video, creatività, eccetera, eccetera, dietro alla quale ci sono questi pannelli che sono dei pannelli porta tutto praticamente, a cui ho attaccato anche i caricabatterie della fotocamera. Questo video non è sponsorizzato, ma tutto il materiale che avete visto praticamente è stato tutto comprato da IKEA. In questi giorni è stato qui mio padre, mi ha aiutato tantissimo nella realizzazione anche di questo spazio, più tutta un'altra serie di lavori in giro per casa. La cosa bella di avere uno spazio del genere per me è che questo spazio, mano a mano che prenderà forma, poi vedrete l'evoluzione nei vari video, però mano a mano che prenderà forma sarà una vera e propria tana creativa, che sarà quello che poi mi permette di creare contenuti sia per quello che riguarda i video sia per quello che riguarda altre cose, come possono essere i contenuti su Clubhouse o qualsiasi altra forma di contenuto. Questa cosa per me è la realizzazione di un sogno, ossia avere un ufficio mio in cui poter lavorare, poter creare, poter fare delle cose e averlo praticamente sulla mia testa, perché questo è il primo piano di casa mia, il piano rialzato di casa mia, sotto c'è la casa vera e propria, quella che viviamo nel quotidiano, io e mia moglie. Avere questo spazio per me è una figata tremenda, è una cosa meravigliosa ed è qualcosa che mi fa sentire un grosso stimolo per la creatività e per creare contenuti e per migliorare, per imparare di più. Ho delle idee in mente, vedrete delle cose su questo canale, ma non vi anticipo nulla adesso. In questo momento, se dovessi dire qual è il sentimento che provo, qual è la cosa che sento, è un forte sentimento di gratitudine. Gratitudine verso le persone che mi hanno sempre stimolato a cercare di raggiungere l'obiettivo che finalmente ho raggiunto. E
da qui in poi probabilmente da qui in poi cercherò di essere più frequente con i video, cercherò di farli più frequentemente. Mi sono preso queste altre settimane, non poche, lo so, però mi sono preso queste altre settimane io per capire delle cose, per cominciare a elaborare un piano, per così dire, ma soprattutto avevo bisogno di sentirmi a mio agio nel mio spazio, e questa cosa inizia a prendere forma. Inoltre, anche se questo canale non ha tantissimi iscritti, io è una cosa che non ho mai fatto, ma voglio ringraziare tutti quelli che sono iscritti a questo canale e tutti quelli che hanno commentato, che hanno interagito nei video. Questa cosa per me è fondamentale, anche se non siamo tanti. Il fatto di sapere che c'è qualcuno che quando esce il video lo guarda, lo commenta e ci mette, è attivo in qualche modo, come si dice, per me è un grosso stimolo per andare avanti. Io non guadagno nulla con YouTube, i video non sono monetizzati, anche perché non ho i numeri per farlo, e onestamente non sono sicuro che li monetizzerò se mai avrò i numeri per farlo. Però è tanta roba poter fare video, poter lavorare adesso in uno spazio mio, poter pensare di prendere anche delle attrezzature magari un pochino più dedicate, è veramente tanta roba. E questa cosa, in qualche modo, il fatto di poter cominciare a pensare, non dico di investire, ma di fare delle scelte che includano anche questa realtà, per me è veramente tanto. Grazie e bella regà, ci vediamo presto.